Eccoci qua, buonasera e siamo in compagnia di Alessandra Bucci. Un attimino. Buonasera, buonasera a tutti. Dobbiamo allargare questa finestra. Perfetto, ora ci siamo. Allora, innanzitutto vorrei cogliere l'occasione per invitarvi a registrare al nostro canale YouTube, Cultura Web TV. Vi ricordo che trasmettiamo simultaneamente su diverse piattaforme, tra cui Facebook e YouTube, canali dedicati, quindi Cultura Web TV. Siamo in compagnia di una persona che vediamo qui con noi per la prima volta e che viene niente poco di meno che da prossimità San Benedetto del Tronto, giusto? Dalla luce si presume che il tempo sia bellissimo come qui da noi. Allora, Alessandra Bucci, tu nella vita avresti potuto fare l'astronauta, il presidente del consiglio, il ministro degli esteri, non lo so, qualsiasi cosa, e invece hai scelto di fare altro. Che fai? Allora, innanzitutto sono un'insegnante di lettere, ma come dicevamo prima, no, nel backstage, diciamo, mi sento un'insegnante di lettere un po' sui generis, nel senso che comunque ho tanti altri hobby che cerco di coltivare in modo, diciamo, anche diverso, originale. Vabbè, vivo al mare, quindi correre, per esempio, la mattina presto è per me uno di quelli. Uno dei miei libri è dedicato proprio al mare, ad esempio. Io non so fare altro che scrivere di quello che fa parte della mia vita, insomma. Non proverei mai ad addentrarmi in un terreno che non conosco bene. Non so se è un limite oppure se, insomma, è una virtù, ecco. Però in ogni mio libro c'è sempre, no, una parte della mia vita. E prima mi chiedevi, no, un episodio particolare che mi ha spinto, no? Magari anche a scrivere. Ecco, mi è venuto in mente adesso che le coincidenze, secondo me, nella vita sono sempre, diciamo, dei consigli che ci vengono dall'alto, non lo so, li vedo così. Bene, nel mio libro Metamorfosi inverse, ad esempio, io racconto veramente una cosa che mi è successa, molto particolare, romanzata sicuramente, però ecco, io sono stata bullizzata da ragazza, quindi ho avuto questo, diciamo, problema sulle mie spalle. E questo bullo mi ha reso una vita molto difficile durante i primi anni delle scuole superiori. Beh, io poi questo bullo l'ho rincontrato a scuola, in una situazione molto particolare in cui io avevo il coltello dalla parte del manico. Adesso non voglio dire più di tanto per non, insomma, raccontare tutta la storia. E quando l'ho visto, ho detto, ci scrivo un libro. E mi è venuta proprio, quindi non ho avuto tanta È difficoltà favoloso. perché è stata Tutti la realtà che mi è venuta i incontro, nodi insomma. tornano al pettine. Alessandra, tu sei nata, vivi insomma nei pressi di San Benedetto del Tronto nel 72, laureata in lettere moderne, in scienze della formazione, gestione delle risorse umane, insegni lettere e ad ottobre del 2014 all'improvviso hai, diciamo, sei approdata nel mondo della scrittura, credo in quell'anno, con una silloge di poesie dal titolo I Sentieri dell'Anima, edita dalla casa editrice Duende. Allora, perché nel 2014? Di solito uno inizia a scrivere a 16 anni, a 14 anni, i primi amori, le Io ho prime scritture. 40 anni, E 42 perché? E che è successo? Perché? nell'età. Ma Allora, è interessante questa cosa. beh sì, non è una cosa allegra, però insomma è importante anche perché ecco, dai diamanti, no? Insomma, non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, quindi sicuramente quando si scrive c'è qualcosa che ci colpisce, che ci fa stare anche male, altrimenti avremo altro da fare, magari. Comunque, in quel periodo, mia madre ha subito un intervento molto, molto, insomma, importante. Ero molto preoccupata e stavo con lei in ospedale, facevo la notte. Io sono stata sempre un tipo molto silenzioso, cioè non esprimevo molto le mie emozioni. Ho due fratelli molto più grandi, un medico, sono persone molto, come dire, che mi in qualche modo. Non,
Insomma, non abbiamo avuto mai questo dialogo aperto, nonostante il sentimento e l'amore tra di noi fosse grande. E probabilmente sempre per questa mia adolescenza, infanzia difficile, no? Che mi ha portato comunque bulimia, insomma, varie problematiche di cui comunque parlo. Quindi i libri mi servono anche per fare outing a volte. Infatti mia madre quando lesse il libro mi disse, ma veramente tu facevi questo, per dire. Quindi sono storie, diciamo, in carne, le amo a definire così. E da quel momento una sera proprio stavo soffocando, non riuscivo proprio, mi sentivo male, avevo paura, le angosce, quello che insomma di notte poi è tutto più. E quindi ho iniziato a buttare giù una prima poesia, ma proprio veramente qualche verso, così, un'emozione che è uscita fuori, l'ho pubblicata. E ho avuto tanti riscontri, no? Da quel momento in poi è come se veramente si fosse rotto qualcosa, un tappo, qualcosa che mi opprimeva, e un fiume di emozioni fosse, Rigetto. insomma, fuoriuscito. E da quel momento poi non si è fermato più. Ho aperto le pagine, ne ho due, con 22.000 seguaci in una, 20.000 all'altra, e tutti i giorni, insomma, magari. Qualcuno mi segue, mi manda dei feedback, un saluto per dire, no? E per me sono diventati veramente una famiglia, ecco. Ha sortito un effetto catartico questa cosa, cioè questa Sì. emozione comunque ha scaturito questo. Poi si è passata ad altro, si è passata ad altri generi, si è passata ai racconti, alla narrativa. E quindi Donne, sette racconti, un'unica storia, edito da Che poi tra Intermedia l'altro è Edizioni. diventato un corto, donne, Ho un corto. visto nella tua scheda, appunto, stavo vedendo poi un cortometraggio interessante, poi magari ci dici se esiste un link o qualcosa. E poi sei passata però da una casa editrice all'altra, no? Vedo, insomma, quindi hai All'inizio, spaziato. sì. Adesso gli ultimi quattro sono tutti con la stessa casa editrice, quindi diciamo che ho trovato un pochino E vedo ancora una nuova silogia di poesia nel 2017, Stagioni d'amore e Stagioni di morte. Sì, in mezzo c'era però, insomma, c'erano altri libri. Ne ho pubblicati solo due di poesie, gli altri sono tutti tra racconti e romanzi brevi. È un romanzo tra il No, noir e il passionale, Metamorfosi inverse. Poi vediamo questo se... No? è oltre, questo è Questo è oltre. oltre. Poi c'è Metamorfosi inverse, quello di cui vi ho parlato, no? Questa trasformazione al contrario, in un certo senso. E poi successivamente c'è l'ultimo, vabbè, Ritmo di cuore, che ho dedicato a mia figlia, che è una ginnasta di ginnastica ritmica. E anche Raccontami il mare abbiamo tralasciato, prima ancora di Oltre, che è, come dicevo, è dedicato sia al mare che a mio padre, che era un marinaio. D'altronde, insomma, vivendo in questi luoghi, avendo Come comunque se, delle ah certo, origini umili, c'è un mare straordinario. Ma senti un po', ma avevo. di solito gli autori, prima di scrivere, hanno delle loro tecniche particolari. L'ambiente in cui scrivere già, diciamo, è fondamentale. Però, insomma, c'è chi stila una lista dei personaggi su un foglio, chi invece li visualizza mentalmente e chi inventa chissà quale altro stratagemma per arrivare a catturare l'ispirazione e poi imprimerla sulla carta, sul testo. Tu come agisci? Che fai? Da dove vengono questi personaggi? C'è un Io qualcosa di prima. vero? Cioè, trai spunto da qualche notizia di attualità, di cronaca? Sì, sicuramente c'è sempre qualcosa che mi colpisce, come dicevo, no? Qualcosa che fa parte della mia vita oppure della vita di qualcuno che mi sta attorno, qualcosa che conosco bene. Poi mi viene l'illuminazione, l'idea, la storia, inizio, fine, tutto, insomma, l'abbozzo, devo avere questa illuminazione. Dopodiché inizio magari proprio la prima pagina, devo come per rompere il ghiaccio, e poi aspetto che dentro di me il tutto si maturi. Comincio a vedere i personaggi, a Che prendano vita. conoscerli, sì, prendono vita da soli, piano piano. E veramente una volta che ho avuto l'input, l'idea, è scritta la prima pagina, poi va tutto da sola. Questo è un miracolo, io non me lo spiego, perché poi viene tutto facile, ci sono delle coincidenze, circostanze che mi mandano
sempre questi input, ma l'ho verificato, l'ho riscontrato in quasi tutte le mie opere, quindi mi sembra quasi una magia. E io dico sempre, quando arriva l'illuminazione è come se fossi incinta di nuovo, no? Cioè la gestazione in questi giorni poi l'ho avuta da poco, quindi sono particolarmente emozionata, anche se è tutto da fare, però io già ce l'ho qui, insomma, e Che quindi quello è bello. A l'importante. cosa stai lavorando adesso? Cosa stai preparando? Sto preparando adesso un romanzo che insomma analizza il rapporto tra due gemelle in particolare, e c'è una storia sotto, una doppia diciamo coppia di gemelle, e anche qui varie circostanze mi hanno spinto a diciamo entrare in questo diciamo a scandagliare questo argomento. Mia madre era una gemella, parlando con una persona che aveva perso la sua gemella, ho fatto comunque delle domande così casuali e lei mi ha raccontato tutta questa storia che mi ha colpito veramente, mi ha toccato il cuore. E un nome a cui avevo pensato per la protagonista era proprio il nome della sua gemella morta. E non lo so, tante volte capisco che è la strada giusta proprio da questi Ci piccoli sono degli segnali. elementi che si incastrano bene, no? Eccetera. Allora, vedo che hai anche vinto numerosi premi letterari, però, cosa che ti volevo chiedere, abbiamo parlato di queste sei pubblicazioni, sei, credo, no? Pubblicazioni. Per sette. Sette, sono Se due vogliamo e cinque. farle, se hai qualcosa da mostrare e Sì, vediamo non anche. ho l'ultimo soltanto perché devo dire che è andato veramente a ruba e sono felice, sto aspettando la ristampa. Allora, questi Sentieri dell'Anima, poi poesie, poi c'è Oltre, che è questo romanzo ambientato a Roma, che diciamo è un passionale noir, un po' noir al contrario direi, perché noi dobbiamo capire chi è la vittima piuttosto che il colpevole, poi comunque insomma se... Chi avrà modo di leggerlo capirà. Poi vabbè, c'è Stagioni d'amore e Stagioni di morte, un'altra piccola silloge di poesie. E la prima edizione di Donne, ecco, con un mio disegno in copertina, perché ecco, tra le altre cose mi piace anche dipingere. E poi c'è stata una ristampa con una nuova copertina, appunto in occasione dell'uscita del corto, che ancora non è stato mai proiettato, quindi non c'è il link, perché prima vorremmo proiettarlo, diciamo, dal vivo, poi lo metteremo su YouTube. E poi c'è Raccontami il mare, che appunto è una storia ambientata proprio qui, sulle coste dell'Adriatico, e Metamorfosi inverse, il libro che insomma parla di questa trasformazione, quello forse a cui sono più legata, che mi è costato anche più scrivere perché ecco, ho scandagliato dei momenti dolorosissimi della mia adolescenza che avevo voluto quasi dimenticare, però devo dire che questo veramente è stato terapeutico perché mi ha aiutato a superarli, a buttarmi alle spalle, insomma. Senti, possiamo dire dove possiamo reperire i libri, se si trovano anche in versione elettronica, dove si possono acquistare, come trovarli? Allora, sul sito della casa editrice, Chiara Edizioni e Via Andante, ci sono gli ultimi quattro, quindi Oltre, Metamorfosi inverse, Donne che cosa? Vabbè, gli ultimi quattro, insomma, adesso non... Ah, è l'ultimo, sì, è a Ritmo di Cuore. E anche su Amazon sono tutti e quattro, lo so che insomma non ci piace fare pubblicità, però No, no, sono no, lì. bisogna farlo. No, nel senso che magari uno preferisce sempre la casa editrice, sa, No, 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 insomma, no. No, comunque vabbè, sono no, lì. bisogna spiegare come Poi io... trovarli. Anche perché, voglio dire, digitando Alessandra Bucci sul motore di ricerca, troverete sia la pagina Amazon con le sue pubblicazioni e quindi eventualmente avrete la possibilità di acquistare sia il formato elettronico che quello cartaceo e averlo in tempi brevissimi Amazon. È straordinario in Sì, questo, tempo. oppure sempre sul motore di ricerca, digitando Alessandra Bucci, troverete le pubblicazioni e anche il numero ISBN attraverso il quale magari potete
potrete ordinare il Certo. libro Chi vuole, cartaceo. io ho un rapporto particolare con i miei lettori, può anche chiederlo a me, manderò io personalmente con la dedica sulle mie pagine Facebook. Tra l'altro vi invito al mondo di Alessandra B e donne, se vi fa piacere, oppure sul mio profilo Alessandra Bucci, insomma. Ne ho spediti veramente tantissimi durante il lockdown, quindi è stata veramente una bella cosa, soprattutto l'ultimo libro, vuoi che magari un argomento un po' di nicchia che... Una volta che no, entra nell'ambiente, si sparge la voce e quindi viene comunque conosciuto in maniera, diciamo, molto forte e anche Stupendo. apprezzato perché si sa che lo sport è una, diciamo, una palestra che allena soprattutto la resilienza, questa qualità che poi alla fine ci è utile nella vita. Durante il lockdown, quando mia figlia non si poteva allenare, visto che passa 3-4 ore in palestra, soffriva così tanto che ho pensato di farle questo dono, questo regalo, che poi tra l'altro c'è dietro una storia comunque di mafia, addirittura, cioè, quello è solo lo sfondo, non è che si parla solo di ginnastica ritmica. Ci sono sempre misteri nei miei libri e colpi di scena finali, perché a me piacciono i libri così, nel senso che devo in qualche modo, no? Stupire, ci provo almeno nel mio Guarda, piccolo, sei però solare, straordinaria, quindi noi invitiamo tutti gli amici che ci seguono, ringrazio, sì, sei a gentilissimo. considerare appunto queste pubblicazioni e scoprire Alessandra Bucci, che tra l'altro troveremo anche qualche volta, con tutta probabilità, ospite nella nostra rubrica del giovedì sera, che inizia alle ore 22, tutti i giovedì live, intitolata Va Pensiero, dove appunto si possono presentare libri, intervistare gli autori, le autrici e anche conferire tra di noi su quelli che sono i temi sempre legati al mondo dell'arte e della cultura. Ringraziamovi tutti, vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube, perché così aiutate a diffondere a dare visibilità agli autori emergenti e non, perché abbiamo bisogno in Italia di rivalutare l'arte e la cultura, soprattutto in questi momenti. Grazie Alessandra e con Grazie tutti voi, a te e a tutti a voi. presto.